A marzo di quest'anno la regolamentazione SFDR è entrata in vigore, con effetti in materia di informativa che interessano diversi attori del mondo finanziario, tra cui gli asset manager. Per quanto ci riguarda, la nuova normativa ci ha trovato in una posizione di favore, poiché già da inizio 2019 avevamo adottato la nostra Global Sustainability Strategy, la quale contiene principi applicabili a tutte le strategie da noi gestite. Questo ha fatto sì che anche i nostri fondi che ricadono sotto l'articolo 6 integrano i rischi di sostenibilità nella misura compatibile con la natura della strategia e con le caratteristiche del mercato di riferimento. I fondi che classifichiamo come articolo 8 devono in più rispettare delle soglie minime di copertura del portafoglio in termini di analisi ESG degli emittenti e il vincolo di ottenere un punteggio ESG migliore del benchmark. Mentre i fondi articolo 9, come noto, sono per noi quelli che investono in attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale e o sociale. Oggi l'82% in termini di asset under management dei nostri fondi aperti, distribuibili in diversi paesi, sono articolo 8 o articolo 9, un dato che va crescendo anche per effetto della raccolta. Infatti, a livello di sistema si registrano flussi importanti nei fondi articolo 8 e articolo 9. Questo è un trend decisamente pronunciato a livello europeo. E d'altronde anche in Italia la tendenza è chiara, come testimoniato dai dati a suggestione. Bisognerebbe interrogarsi su questo risultato. In parte può essere dovuto al fatto che l'introduzione della classificazione SFDR, come noto, ha ampliato il perimetro dei fondi considerati sostenibili. Ma credo anche sia legittimo ipotizzare che la creazione di un level playing field attraverso una categorizzazione standardizzata dei fondi a livello continentale abbia rimosso qualche barriera di diffidenza nelle menti degli investitori, spesso confusi dalla pluralità di definizioni e classificazioni, fornendo una chiave di lettura uniforme dell'offerta. Tuttavia, se l'introduzione di questa classificazione ha contribuito allo sviluppo degli investimenti sostenibili, rassicurando gli investitori, essa al momento offre agli investitori un criterio in fondo ancora generico, non permette cioè di avere una comprensione dettagliata delle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto. Questo però sta per cambiare e sarà un cambiamento non da poco. Il ruolo della SFDR nel quadro regolamentare è infatti oggi ormai chiaro a tutti. Da una parte abbiamo le aziende che saranno soggette a vincoli sempre più stringenti in termini di disclosure sui parametri di sostenibilità. Dall'altra abbiamo la SFDR che obbliga gli asset manager alla trasparenza informativa sulle caratteristiche di sostenibilità degli investimenti che fanno. E poi la nuova MiFID 2 chiede ai distributori di utilizzare queste caratteristiche per individuare i prodotti più adatti al risparmiatore. Questa saldatura tra caratteristiche dei prodotti e preferenze dell'investitore avverrà con una vera e propria mappatura dettagliata, un template articolato che conterrà le specifiche ESG dei fondi. E grazie a un apposito questionario, il consulente dovrà associare tali caratteristiche alle preferenze del cliente. Sarà interessante osservare se l'incentivo a massimizzare l'aderenza dell'offerta alla domanda porterà a un adeguamento della gamma prodotti, comportando magari vincoli aggiuntivi alle strategie di investimento. Per questo, anche è importante però dire che questa nuova fase sarà contraddistinta da un livello di complessità maggiore, che comunque andrà spiegato. Emergerà l'importanza di comunicare con chiarezza le proprie metodologie e i propri approcci alle controparti. Proprio per questo motivo, una parte importante del lavoro che stiamo conducendo, come BNP Paribas Asset Management, è focalizzata sugli aspetti della comunicazione. Un tempo ci si chiedeva se l'investimento sostenibile e responsabile fosse una moda. Oggi mi pare sia chiaro a tutti che stiamo vivendo, nel nostro settore, nell'economia in generale, una fase di trasformazione strutturale e per certi aspetti esaltante. Vi sono, credo, buoni motivi per attendersi che gli effetti virtuosi di questi cambiamenti saranno importanti.